Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida dal 22 agosto al 5 settembre 2022. Scusate il ritardo, ma ero un po' influenzata. Faremo tre gruppi: gruppo A, gruppo B, gruppo C. Quindi vi chiedo durante la preghiera di protezione di chiedere alla vostra anima, al vostro sé, agli angeli, all'arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Se vi viene in mente, vi vengono in mente due gruppi piuttosto che uno, va bene lo stesso, ok? Bene, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore stanno seguendo questa lettura angelica. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, onnipotente, padre e madre. Chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Iniziamo a mischiare le carte. Abbiamo il gruppo A, vediamo cosa ci vogliono dire le fate. Allora, le fate dicono che è venuto il momento di aspettare l'inverno, la stagione invernale. Gruppo B. Manifestazione. Gruppo C, gruppo C, vediamo un po', celebrazione. Bene, interessante. Ora vediamo le carte del Soul Coaching. Ecco la carta di bellezza, bellissima. Credi, gruppo B, gruppo C, saggezza. Benissimo, veramente interessante questa lettura. Ora vediamo le carte degli unicorni, cosa ci vogliono dire. Vediamo un po', gruppo A. Miracoli. Miracoli, gruppo A. Gruppo B, libertà. Gruppo C, vediamo un po'. Eccola qua, caduta in terra, la raccogliamo. Possibilità. Ok, iniziamo la nostra lettura angelica. Poi alla fine della lettura leggeremo un messaggio dal libro, un libro molto carino dove ci sono dei messaggi potenzianti. Ok, iniziamo con la lettura angelica. Per il gruppo A è venuto il momento di attendere, in quanto i tuoi obiettivi, i tuoi sogni, ci vuole del tempo lineare affinché si possano manifestare. Hai un po' troppa fretta, diciamo che quest'inverno potresti iniziare a vedere dei risultati oggettivi su quelli che sono i tuoi i semini che hai piantato durante questi tempi. Stai tranquillo, stai sereno, tutto è sincronico, è perfetto, in quanto è venuto il momento di concentrarti su quella che è la bellezza della vita, su quella che è la bellezza del momento presente. Concentrati sul momento presente, dice l'Arcangelo Michele. Lascia andare le forze
forzature, lascia andare il controllo, lascia andare questa fretta che tu hai di vedere i risultati tutti e subito, concentrati sulla bellezza della vita, sulla bellezza del momento presente, sulla tua bellezza interiore, della tua anima, ma anche sul tuo corpo fisico. Dedica del tempo a curare il tuo corpo, fai esercizio fisico, cura la tua pelle, cura il tuo aspetto, perché questo è il tuo corpo è il veicolo che ti ospita in questa vita, in questo piano, in questa esperienza meravigliosa che è quella del pianeta Terra, ok? Miracoli infiniti e straordinari stanno arrivando nella tua bellissima vita. Tutto è possibile, tutto è possibile. Abbi fiducia in te stessa, in Dio, negli angeli, nella sincronicità divina. Le tue preghiere verranno ascoltate. Agisci, prega e manifesta i tuoi sogni e i tuoi obiettivi dell'anima e vedrai che inizierai a vedere risultati nella stagione invernale. Vuol dire che per questa frequenza, le persone che hanno accesso a questa frequenza devono attendere la stagione invernale per vedere dei risultati concreti sul piano della materia. Bene, iniziamo con gruppo B. Gruppo B, manifestazione, un'ottima, veramente stanno arrivando delle energie molto potenti per voi, state manifestando concretamente i vostri sogni. È molto importante che abbiate le idee chiare su quello che volete manifestare, quindi idee chiare, pensieri positivi, emozioni positive e azione nella direzione dell'obiettivo. E questo vi consentirà di manifestare concretamente i vostri sogni. Credi, perché la legge dell'attrazione esiste, la legge dell'attrazione funziona, l'amore divino vuole aiutarti, vuole sostenerti nei tuoi progetti e credi che questo è possibile. Riuscirai veramente a realizzare sogni più grandi e anche più impossibili, le paure ti bloccano, ma tu sei più forte, puoi andare avanti con forza e coraggio. Sentiti libero, sentiti libera di esprimere i tuoi sentimenti, le tue sensazioni, le tue volontà nella direzione più giusta per te, per il tuo massimo bene, anche se gli altri non capiscono, anche se gli altri non sostengono i tuoi progetti. Parlane solo con chi veramente ti sostiene, con chi veramente ti motiva, con chi veramente vuole il tuo massimo bene, non ha secondi fini. Alle volte le persone ti vogliono bene, ma hanno le loro paure, hanno i loro blocchi e a qualche livello limitano anche te. Quindi non permettere a niente, a nessuno di fermare la tua creazione. Quindi se hai un progetto molto ambizioso, credi nei miracoli, è proprio l'energia giusta della manifestazione, credi perché tutto è possibile, tutto è veramente realizzabile, è concretamente possibile manifestare quelli che sono i tuoi sogni o i tuoi obiettivi. Ok? Bene, in questi 15 giorni stiamo parlando di manifestazione, riguarda un po' tutti. Nel gruppo C, voi avete già realizzato degli obiettivi abbastanza importanti, adesso state celebrando, state festeggiando per la realizzazione di grandi progetti. Magari siete solo all'inizio, state iniziando a vedere i primi risultati, molti altri risultati in maniera sempre più grande, stanno arrivando, quindi ringraziate l'amore divino, ringraziate l'universo, ringraziate gli angeli, l'arcangelo Michele, perché ve lo meritate. Andate a festeggiare, prendete la vacanza, una vacanza, 2 giorni di vacanza, staccate dalla solita routine e cercate di dedicarvi un po' a voi stessi, a godervi questa magia della creazione, di quello che voi avete realizzato ad oggi. C'è molta saggezza, anima infinita, sei un'anima veramente
potente, un'anima molto molto elevata, che ha dei grandi sogni dell'anima, che ha dei grandi progetti, non solo materiali ma anche spirituali, assolutamente sii orgogliosa, orgogliosa della tua saggezza, questo non è ego, questo è gratitudine per chi tu sei veramente, nella tua completezza, nella tua totalità. La tua saggezza ti servirà anche per interagire con gli altri, anche per connetterti con anime che ti possono aiutare e sostenere in comunione di intenti in nome dell'amore. Infinite sono le possibilità, apriti a grandi cose, apriti a grandi progetti. Diciamo che è venuto il momento di elevare i tuoi standard, quindi punta più in alto perché sei in grado di veramente di fare cose straordinarie, anima infinita. Bene. Per questi 15 giorni la lettura si è conclusa, poi da settembre riprenderemo con le letture settimanali, va bene? Prendiamo un messaggio, anche se questo, in questo libro c'è scritto come sarà il tuo futuro, in realtà è un libro che porta dei messaggi molto interessanti. Chiediamo all'Arcangelo Michele qual è il messaggio più giusto per il massimo bene di tutte le persone coinvolte. Cerca la via della saggezza. È bellissima questa cosa, eh? Vedete, gli angeli e l'Arcangelo Michele ci stanno motivando in questa lettura angelica a puntare più in alto, a manifestare i nostri sogni, ma rimanere sempre focalizzati nella via della saggezza, dell'integrità e dell'amore. La via della saggezza non è così difficile, lontana come in troppi la dipingono. La via della saggezza è proprio vicino a te. La via della saggezza parte da quella porta che hai sempre pensato di aprire, ma non hai mai aperto, rimandando ad ogni occasione. Bene, anime infinite, io vi saluto. Volevo ricordarvi che per chi è interessato, io mi occupo di facilitare letture angeliche, mi occupo di facilitare guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce e mi occupo anche di seguire un numero ristretto di persone con Logos Healing. Logos Healing è una modalità molto molto potente che si avvale del potere della parola ed è in grado veramente in maniera quasi istantanea, nel senso è un lavoro molto potente e veloce che aiuta a eliminare quelli che sono i blocchi, i sistemi di credenze, le paure, le emozioni negative, i traumi del passato. È veramente in grado di cambiare la percezione della realtà e di riprogrammare il vostro subconscio per riallinearvi a quelli che sono i vostri sogni e i vostri obiettivi. Per chi è interessato, il 31 di agosto partirà la classe del nuovo percorso di coaching della durata di 9 settimane per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce. Verrà anche insegnato Logos Healing, la riprogrammazione. Quindi sarà un percorso straordinario. In più riceverete 3 sessioni di guarigione a distanza direttamente da me. Quindi io vi consiglio, se siete interessati, di contattarmi. Mancano solo 4 posti disponibili per la classe di agosto. Per chi invece vuole fare l'esperienza dal vivo con le nuove frequenze di luce, volevo informarvi che ad ottobre, esattamente a partire dal 29 ottobre fino al 1 novembre, ci sarà un seminario di ben 4 giorni. Potrai scegliere se partecipare nel weekend di sabato e domenica 29 e 30 ottobre al seminario di guarigione, oppure fare il percorso completo dove ci sarà non solo il seminario di guarigione, ma anche il seminario di connessione al sé superiore, dove riceverai la tua connessione al sé superiore personale. Questo seminario si terrà a San Donato Milanese in provincia di Milano. I posti sono ristretti, massimo 20 posti. Abbiamo già alcune iscrizioni. Quindi, se sei interessato, se sei interessata a fare questa esperienza in presenza dal vivo, hai voglia di conoscermi, hai voglia di vivere l'esperienza delle nuove frequenze dal vivo, assolutamente contattami per ricevere maggiori informazioni. Qua giù nella descrizione ci sono le locandine. Bene, care anime infinite, io vi saluto e ci sentiamo presto. Un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao ciao.